piazza ieri sera per la manifestazione dell'accoglienza in corteo fino al comune per consegnare una chiave al sindaco. Bitonci invece ridimensiona i numeri della manifestazione per i profughi, erano in 450, la fiaccolata contro l'accoglienza rinviata a giovedì prossimo. Confronto davanti ai medici di base per i quattro candidati alla presidenza della regione, battaglia su ticket, stipendi e medicine di gruppo integrate. Nasce il gruppo Facebook degli amici di Domenico per cercare la verità sulla sua morte. Oggi è stata interrogata anche la fidanzata del 19enne morto in gita a Milano. 16enne avvicinato in stazione da uno spacciatore senegalese che le dà una dose di eroina e poi tenta di molestarla. L'uomo è stato arrestato dalla polizia. I nonni scalzano computer e televisione ed entrano nelle scuole per raccontare le favole. Il progetto Nonni Favolosi è unito oggi padovani e triestini. La cittadella degli Alpini e l'arrivo della guerra, le penne nere pronte per il lungo sfilamento di domani che Rete Veneta racconterà in diretta dalle 8.30. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura, il tema dei profughi con la manifestazione. Ieri sera si è svolta in città, in centro, la manifestazione per l'accoglienza. Vediamo come è andata. E noi dobbiamo sentirci dei criminali perché vogliamo accogliere. Le parole di Don Luca dal palco di Piazza Garibaldi danno il via alla serata dell'accoglienza, oltre 700 persone che si sono unite e hanno manifestato ieri a Padova in solidarietà ai profughi ospitati in città. Adesso insieme ai nostri fratelli che arrivano sulla costa della Sicilia rappresentiamo l'emergenza d'Italia. Tanti padovani che si mischiano ai migranti, protagonisti della manifestazione organizzata da religiosi, associazioni, onlus e centri sociali in risposta alla fiaccolata contro l'ospitalità nelle case private. Fiaccolata poi disdetta nel pomeriggio dal sindaco Massimo Bitonci, che avrebbe dovuto partecipare all'evento ma che ha deciso di rinviarlo alla settimana prossima per motivi di sicurezza, temendo infiltrazioni da parte di gruppi antagonisti. La piazza è questa, di persone pacifiche, serene e scientificamente non c'è nessun rischio di nessuna infiltrazione se non del valore dell'accoglienza. Ieri sera invece la manifestazione si è svolta in modo pacifico, presenti tra le persone anche l'ex ministro Cécile Kyenge, l'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato e poi il regista Andrea Segre, ma in piazza c'era soprattutto la gente. Trovo che sia importante e giusto in questo momento far capire che l'accoglienza è una cosa molto importante. Vogliamo accogliere i stranieri, anch'io sono una straniera, siamo tutti immigrati. I miei sono immigrati in America, dal Molise, e io sono tornata in Italia. È giusto ospitare, dare accoglienza anche nelle case private, insomma, questo che un po' fa discutere. Assolutamente sì, sicuramente sì. Sì. Lei lo farebbe? Ah, certo. Tra gli interventi in Piazza Garibaldi anche quelli dei privati cittadini che hanno messo a disposizione la propria abitazione per l'accoglienza. Dopo gli interventi dal palco, i manifestanti si sono mossi in corteo fino davanti a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova, consegnando simbolicamente una chiave di cartone al sindaco. Parere completamente diverso quello del sindaco, che ha ridimensionato i numeri della piazza annunciando invece per giovedì la fiaccolata che inizialmente era stata rinviata. Penso che una manifestazione di quella portata, convocata anche se non ufficialmente dal PD, con davanti Zanonato, la Kyenge, l'ex ministro, tutti i vertici del Partito Democratico, i centri sociali, Razzismo Stop, le cooperative, e la richiesta di partecipazione a tutto il Veneto sia stato, dico francamente, un grandissimo flop. Tutt'altro giudizio quello del sindaco di Padova, che ha bollato come un flop la contromanifestazione a sostegno dei profughi. Secondo Bitonci in piazza ci sarebbero state 450, al massimo 500 persone, molto meno di quelle dichiarate dagli organizzatori. Alcuni calzavano il casco, ha detto il sindaco, che per motivi di sicurezza ieri pomeriggio aveva deciso di rinviare la fiaccolata contro l'ospitalità dei profughi nelle case private. Se c'è una manifestazione di una parte dei cittadini, come si fa a autorizzare una contromanifestazione a 100 metri? Un sindaco, buon padre di famiglia, ha chiesto lo spostamento, non l'annullamento come ha fatto passare qualcuno. Quindi giovedì ci saranno i cittadini, i commercianti, i padovani veri. La fiaccolata si svolgerà così giovedì 21 maggio con lo stesso percorso da Palazzo Moroni alla prefettura. Bitonci risponde poi a chi nelle scorse ore ha detto che il rinvio della fiaccolata era dovuto alle scarse adesioni. Saranno sicuramente più di 450 e soprattutto
evento saranno padovani e non gente che viene da tutto l'universo. Anche fosse state, diciamo, fossero stati 1000 e noi alla fiaccolata avessimo partecipato in 50, non abbiamo bisogno di renderci conto, di sapere e di prendere atto che la stragrande maggioranza dei cittadini è contro questo modo di fare accoglienza. Siamo alla cronaca, torniamo sulla morte di Domenico Mauro Antonio, il 19enne studente del liceo Nievo precipitato dall'albergo a Milano dove era in gita. Oggi interrogata la fidanzata, ma intanto si mobilita anche Facebook con un gruppo per chiedere verità e giustizia. All'indomani dell'ultimo saluto a Domenico Mauro Antonio, lo studente del Nievo morto una settimana fa mentre era a Milano in gita scolastica, una pagina Facebook è stata creata per chiedere giustizia. Già 400 le adesioni. Verità per dipanare tutti i misteri di una notte drammatica. Verità esortata dal sacerdote che ha invitato i compagni di classe a non nasconderla sotto il peso della paura. Verità chiesta da un padre distrutto dal dolore. I genitori di Domenico Mauro Antonio hanno il diritto di sapere come il loro unico figlio sia potuto precipitare dal quinto piano dell'albergo dove si trovava in gita. L'ipotesi dello scherzo finito male non è mai stata confermata. Non si sa se qualcuno abbia messo del lassativo nella birra dello studente che da poco era stato operato di colecisti. Tracce di feci sono state ritrovate nel corridoio dell'albergo. La porta del bagno era chiusa o forse bloccata. La squadra mobile di Milano nega che ci sia una pista privilegiata. Tutte le ipotesi restano aperte. Quel che è certo è che la caduta di Domenico non è stata accidentale perché il balcone è troppo alto. In queste ore, dopo i lunghi interrogatori dei compagni di classe ascoltati in questura a Padova, anche la fidanzata del 19enne è stata interrogata. Lei però non era in gita a Milano. Intanto sembra chiarirsi il mistero dei lividi sulle braccia dello studente. Pare li avesse prima della morte, come confermato da una foto inviata via WhatsApp ad una compagna la notte prima di morire. Nessuna presenza di lassativo per ora è stata riscontrata nel corpo del ragazzo, anche se sono stati trovati residui alcolici nello stomaco e nell'intestino. Una sedicenne invece è stata violentata vicino alla stazione a Padova da uno spacciatore che le aveva appena ceduto una dose di eroina. La minorenne è stata salvata dall'intervento di una volante della polizia in via Cairoli. I poliziotti hanno visto che il senegalese la stava palpeggiando e molestando, insomma la spingeva a fare sesso in cambio della droga. La ragazza sotto shock ha denunciato tutto ai poliziotti che hanno arrestato lo straniero per violenza sessuale e spaccio di sostanza stupefacente. E siamo alla politica, oggi il confronto tra quattro candidati alle regionali, Berti, Moretti, Tosi e Zaia, davanti ad una platea di medici di base. Nella sanità del futuro i meno abbienti non pagano il ticket e i medici di base lavorano insieme in un'ottica di medicina di gruppo integrata. Medici, OSS e infermieri hanno compiti ben definiti e retribuzioni adeguate e il rapporto tra medici di base dipendenti e convenzionati è più proporzionato. È su questo terreno che si è giocata oggi la sfida tra i quattro candidati alla presidenza della Regione del Veneto, convocati dall'associazione che riunisce i medici di base. Oggi noi diamo una grande opportunità ai medici di base, che sono degli ottimi professionisti, sono più quasi 4.000 in Veneto, di fare un salto di qualità. Abbiamo stanziato questi 25 milioni di euro all'anno per incrementare ancora di più la loro professionalità e per fare in modo che siano assolutamente parte integrante della sanità del Veneto. Per dare al cittadino una risposta completa, per evitare che il cittadino vada al pronto soccorso, per evitare che il cittadino si rivolga ad altre strutture più costose, perché qualsiasi altra cosa è più costosa, se tu dai una risposta completa nelle 12 ore al cittadino, riduci i costi di sistema. Attualmente in Veneto costa molto di più fare le analisi del sangue nella struttura pubblica che nella struttura privata. Questo è assolutamente inaccettabile per i cittadini e quindi uno dei primi provvedimenti che porterò avanti sarà proprio questo. Se io devo fare una scelta dove andare a mettere i soldi ricavati magari dai fondi europei, io penso a un reddito di cittadinanza che possa dare direttamente in mano a tutta la parte del sociale quell'aiuto concreto di cui ha bisogno. Sono 4.000 i medici di base in tutto il Veneto. Giovedì il primo passo verso le medicine di gruppo integrate. Il governatore uscente ha insistito sulla sua riforma della sanità. Per Tosi il percorso invece va pianificato più gradualmente e il ticket va mantenuto soltanto per le classi più abbienti. Più assunzioni e meno dirigenti per i 5 Stelle, mentre Alessandra Moretti annuncia che se eletta da subito destituirà dal suo ruolo di direttore generale Domenico Mantoan. Presente oggi al confronto anche il sottosegretario alla Sanità Vito De Filippo. Vi proponiamo così un breve passaggio sulla possibilità dell'abolizione del ticket sanitario. Ecco la posizione del governo.
Se si fa un'operazione di spending, abolirlo totalmente forse sarebbe pure ingiusto, ma parametrarlo, come si sta lavorando a livello nazionale, al reddito della persona e quindi ridurlo in proporzione o cancellarlo per le fasce più deboli della popolazione, mi sembra un'operazione fattibile. Ora una notizia di cronaca, ve lo ricorderete perché aveva creato il panico in città per circa un mese. Il bastonatore seriale colpiva la testa con un sasso delle donne scelte a caso per strada e le rapinava della borsetta. È stato condannato a 14 anni di reclusione Pierluigi Castellani, il rapinatore di 53 anni, accusato di 6 colpi compiuti a Padova tra il 5 ottobre e il 5 novembre 2013, giorno del suo arresto. Il pubblico ministero aveva chiesto 15 anni di carcere, ieri la sentenza del giudice che lo ha condannato a 14 anni di reclusione. Domani invece la grande giornata che coronerà l'adunata, l'88esima adunata delle penne nere all'Aquila. Alpini, artiglierie da montagna, genio, trasmissioni, cavalleria, i ranger, meteorologia alpina e storia del corpo. Anche quest'anno torna la cittadella degli alpini. Come tutti gli anni proponiamo tutto quello che gli alpini dell'esercito hanno in dotazione, mezzi, armi, equipaggiamenti, riproponiamo chiaramente anche delle, così come alle nostre spalle, una simulazione di quello che è un avamposto afghano, quindi cerchiamo di calare anche il pubblico nel contesto operativo in cui i nostri alpini si muovono oggi. Appassionati e curiosi hanno provato gli apparati radio che hanno messo in collegamento la dunata con tutto il mondo e hanno simulato la bonifica di un campo minato, ma soprattutto hanno potuto conoscere davvero chi sono gli alpini e il loro ruolo fondamentale proprio qui all'Aquila 6 anni fa. Il primo pensiero è stato per mio figlio, 6 anni fa lui aveva 12 anni, la scossa è stata tremenda, con conseguenze ancora oggi molto visibili. Io ho preso mio figlio e l'ho portato a mia madre, un paesino della provincia di Chieti, e quindi messo al sicuro lui, tornai all'Aquila e iniziamo le prime attività di soccorso alla popolazione. In 1000 sono già partiti da Padova capitanati da Lino Rizzi. Questa mattina ha sfilato la bandiera di guerra del 9° reggimento, decorata con medaglia al valore militare, in serata la tradizionale messa al Duomo. La cerimonia dell'arrivo della bandiera è sicuramente quella più toccante di tutta la dunata, perché fa pensare a tutto, a quelli che non ci sono, a quelli che sono morti in guerra e quelli che purtroppo sono morti anche l'altro giorno. Ricordi ed emozioni che attendiamo di respirare domani durante il lungo sfilamento che racconteremo con immagini e parole a partire dalle 8:30 del mattino su Rete Veneta. Quindi non perdetevi domani mattina la lunga diretta di Rete Veneta che racconterà l'emozione e la sfilata delle penne nere a partire dalle 8:30. Ed ora bambini, a lezioni di favole, chi meglio dei nonni le può raccontare? Sono i nonni favolosi, oggi si sono uniti quelli di Padova e quelli di Trieste. C'era una volta c'era, questa è la fiaba, e la fiaba com'era? Abbandonare per un momento videogiochi e televisore per riprendere in mano i vecchi libri di fiabe. Ed ecco spuntare dietro l'angolo gnomi, fatine danzanti, lupi mannari e foreste di alberi parlanti. Un mondo che di certo esiste, ma solo per chi ci crede. E così, se i nostri bambini stanno perdendo l'uso dell'immaginazione, ecco arrivare la carica dei nonni favolosi. Andiamo negli asili, quindi nelle scuole materne e nelle scuole elementari per presentare delle fiabe. E ci alterniamo, quest'anno siamo stati presenti in 40 classi. Bisognerebbe far sognare i bambini più che altro. Penso che però adesso, con le favole che ci fanno raccontare, si voglia introdurre qualcosa di più sociale. Il progetto è nato a Trieste con l'associazione La Bussola dell'Attore, a cui si è affiancata la padovana Carrozza dei Sogni, ed oggi l'incontro tra i due gruppi di cantastorie. Noi vediamo i nonni fuori dalle scuole con la paletta? Ebbene, noi li riportiamo nelle scuole, sono dei volontari, fanno il traffico mente-cuore, riportiamo il focolare in realtà nella scuola, per cui uno spaccato focolare domestico nello stesso tempo, e riportiamo la tradizione. Insomma, un po' i nostri Peter Pan, questa volta però in carne ed ossa. In chiusura vi ricordo la programmazione, questa sera alle 21:05 lo speciale Focus per la serie interviste ai 6 candidati alla presidenza della Regione Veneto. Questa sera ci sarà il candidato del Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti. Domani mattina invece alle 8:30, come vi abbiamo già ricordato, non perdetevi la diretta dell'88esima adunata degli alpini dall'Aquila. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.
Thank you.